Ben ritrovati a Quarta di Copertina. In questo periodo di lockdown, vi avverto già, faremo una breve pausa almeno fino a dopo la Pasqua, ma intanto ci avviamo alla chiusura di questa prima parte delle nostre registrazioni con un ospite d'eccezione, un caro amico oltretutto, Gianni Oliva, personaggio che non ha veramente bisogno di presentazioni perché è uno storico noto a livello nazionale e forse non solo, scrittore, oratore eccezionale. Per cui veramente abbiamo con noi un personaggio di cui siamo orgogliosi di poter dire che è stato a Quarta di Copertina. Vi ricordo che Obiettivo News è il sito su cui potete trovare questa e altre puntate della nostra rubrica, oppure potete trovarci su YouTube. Potete venire in trasmissione scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com oppure contattarmi tramite la redazione. L'ingresso è consentito con mascherine nel rispetto del protocollo antivirus e le registrazioni sono in sicurezza perché tra me e l'ospite è comunque presente un plexiglass di separazione. Benvenuto Gianni Oliva. Ciao, grazie dell'invito, ciao a tutti coloro che ci ascoltano. Qui abbiamo due opere con cui ci porterai in viaggio per scoprire la Seconda Guerra Mondiale, diverse fasi, diversi momenti, e poi parleremo anche di momenti delicati, della storia d'Italia, anche un po' collegati alla nostra attualità. Cominciamo con, la guerra fascista dalla vigilia all'armistizio, l'Italia nel secondo conflitto mondiale. Un libro, voluminoso, tra l'altro tutti e due i libri di cui ci parli oggi sono del 2020, quindi tutti e due di Mondadori, due opere interessanti. Una di Mondadori, l'altra Edizioni del Capricorno. Due opere interessanti che ci permettono di scoprire anche degli aspetti, come sempre inusuali, perché tu comunque sei una persona che riesce sempre a cogliere un aspetto su cui nessuno si è soffermato. Parlaci di questo primo volume, La guerra fascista. Sì, allora intanto sono due volumi, ma è come se fossero uno, nel senso che la guerra fascista, quello che hai citato, è un libro Mondadori che racconta la guerra dal 1940 al 1943, perché nel 40-45 l'Italia non ha combattuto una guerra, ha combattuto la guerra fascista fino all'8 settembre del 43 e poi ha combattuto un'altra guerra, che è la guerra di liberazione fatta dagli angloamericani nel sud e dalla resistenza partigiana nel nord. L'altro libro invece è un libro che è uscito come supplemento della stampa e racconta la campagna nelle Alpi occidentali, cioè quello che nel libro maggiore è il primo capitolo. Il tutto è uscito lo scorso anno perché il 10 giugno del 1940 l'Italia ha dichiarato guerra alla Francia e alla Gran Bretagna e quindi ha iniziato la Seconda Guerra Mondiale. Ora, se qualcuno ha per caso sentito le trasmissioni televisive radiofoniche del 10 giugno 2020, cioè dello scorso anno, avrà visto o sentito il discorso di Mussolini da Palazzo Venezia, perché tutte le emittenti nazionali hanno riproposto le immagini di Mussolini che dal balcone di Palazzo Venezia annuncia l'ingresso in guerra dell'Italia. Ora, è un'esperienza emotivamente raccapricciante sentire quel discorso. Perché quando Mussolini dice esattamente la dichiarazione di guerra è già stata presentata agli ambasciatori di Francia e di Gran Bretagna, la piazza esplode in un delirio come, non so, se Cristiano Ronaldo avesse segnato in rovesciata. E non era una piazza di precettati, perché quel discorso è stato trasmesso in diretta dagli altoparlanti dell'Eiare in tutte le piazze d'Italia. E ad applaudire e ad andare in delirio erano i nostri nonni o i nostri genitori, a seconda dell'età che abbiamo. Gente che abbiamo conosciuto normale, semplice, tranquilla, democratica, ma che in quel momento, figlia di quell'educazione, ha esultato all'idea della guerra. Perché per 20 anni si era spiegato che la guerra era il momento in cui i popoli invigioravano la loro virilità e la loro giovinezza, che il maggior onore di un maschio era morire anonimo per la patria, il maggior orgoglio di una madre era sacrificare il figlio alla grandezza della patria. Quando la guerra scoppia, i giovani sono entusiasti di entrare in guerra. Questo
A nulla era valso l'esempio della prima guerra mondiale, che era stato un bagno di sangue. Ricordiamo anche tutte le famiglie del Canavese, io dico il Canavese perché Obiettivo News ha sede qua, penso che sia stato lo sterminio di una generazione. Quindi la storia non era stata maestra di vita. Ma sai, la prima guerra mondiale era stato uno sterminio dal punto di vista numerico doppio della seconda guerra mondiale. Difatti, credo che qui dal Canavese, come in tutta Italia, tranne forse nel Cuneese, se si vanno a vedere le lapidi dei morti, quelli della prima guerra mondiale sono il doppio di quelli della seconda. Nel Cuneese è diverso perché con la ritirata di Russia c'è una generazione di giovani cunesi che è morta. Non è soltanto che la storia non ha insegnato. È che la storia è stata utilizzata e mistificata nel ventennio in senso opposto. Cioè, della prima guerra mondiale non si sono ricordati i 630.000 morti, si sono ricordati i 630.000 eroi, si sono ricordati i sacrifici, si è sublimata la grandezza d'Italia nel ricordo e della memoria di Vittorio Veneto. E quello è stato uno strumento fondamentale dell'educazione di quella generazione. Quando però la guerra scoppia nel 1940, l'Italia non è attrezzata per fare la seconda guerra mondiale, perché la seconda guerra mondiale è completamente diversa dalla prima. La prima guerra mondiale è stata vinta dalla capacità di mandare in trincea milioni di baionette. La seconda guerra mondiale è stata vinta dalla capacità industriale di un paese di mettere in campo carri armati, cacciabombardieri, corazzate, portaerei. L'Italia, che era l'ultimo tra i paesi industriali e non poteva competere con la Germania, con la Francia, con l'Inghilterra, con gli Stati Uniti, con l'Unione Sovietica, cioè con paesi che avevano delle enormi risorse, nel sottosuolo del loro paese o delle colonie come gli inglesi e i francesi. E Mussolino lo sapeva benissimo, tant'è che quando il 1° di settembre del 39 Hitler invade la Polonia, noi alleati della Germania restiamo neutrali. E quando il 10 maggio del 40 Hitler invade la Francia, noi alleati della Germania restiamo neutrali. La decisione matura un mese dopo, quando Mussolini si accorge che Hitler sta vincendo la guerra da solo in poche settimane. E allora immagina che l'Italia debba poter partecipare al tavolo della trattativa di pace con, brutalmente si dice, con 2.000 morti da mettere sul La tappeto. famosa frase che La venne famosa frase pronunciata. pronunciata da Mussolini in privato, peraltro, ma riportata nel diario di Galeazzo Ciano. Ma a parte i 2.000 morti, l'Italia ha bisogno di avere qualche risultato militare. E Mussolini è convinto che il Regio Esercito possa sfondare la frontiera e arrivare nel giro di qualche giorno a Chambéry e a Nizza. Sarebbero due obiettivi, di seconda fascia. Permetterebbero all'Italia di essere solo una potenza di secondo livello, ma di essere una potenza vincitrice in un'Europa che sta per ormai per essere dominata dalla Germania. E così inizia la guerra dalle nostre parti proprio, perché la guerra, e questo è il secondo libro, Campagna delle Alpi Occidentali, 10 giugno, 25 giugno 1940, viene combattuta da noi, in Piemonte, in Valle d'Aosta, in Liguria. Il Ti farei problema. ancora una domanda ancora su questo, prima di Prego. passare all'altro. Tu vedo sfogliando parli dei diversi fronti e poi dell'anno della svolta. Approfondisci meglio e poi vabbè, l'8 settembre, tre momenti cruciali. Vogliamo fare un flash su ognuno di questi momenti? L'Italia inizia la guerra sul fronte occidentale con una campagna brevissima contro la Francia. Nell'estate lancia la campagna in Africa settentrionale, cercando di raggiungere il canale di Suez per togliere agli inglesi la possibilità di rifornire la loro flotta mediterranea attraverso il canale di Suez. Nell'autunno, il 28 di ottobre, sempre del 40, inizia l'attacco alla Grecia. E quindi l'Italia apre tre fronti: la Francia, l'Africa settentrionale, la Grecia. Nel 41 manda un contingente insieme ai tedeschi nella conquista della Russia, e quindi è il quarto fronte. Il 42 è l'anno di svolta perché in due battaglie cambia l'andamento della guerra, non per l'Italia ma per l'asse, per l'alleanza italo-tedesca. Nella battaglia di El Alamein dell'ottobre-novembre del 42, El Alamein è una località vicino a Alessandria d'Egitto,
gli inglesi sconfiggono Rommel e gli italiani e iniziano l'avanzata verso la Libia, poi verso la Tunisia, poi costringeranno gli italiani e i tedeschi a evacuare l'Africa e poi a luglio sbarcheranno in Sicilia. Nell'autunno, nell'inizio inverno invece del 42, sul fronte orientale, c'è la cosiddetta battaglia di Stalingrado, con cui l'Armata Rossa Sovietica ferma l'avanzata italo-tedesca e poi lancia una controffensiva che porterà alla cosiddetta sacca del Don e allo sterminio degli italiani. Per cui, ecco, questo libro racconta queste diverse campagne dal punto di vista militare e però cerca anche di analizzare un'altra cosa, ancora più importante, credo. E cioè come hanno fatto quegli italiani che il 10 giugno del 1940 hanno applaudito in delirio perché la guerra era stata iniziata a trasformarsi negli stessi italiani che il 25 luglio del 43, quando Mussolini viene deposto e sostituito col maresciallo Badoglio, si abbracciano, sorridono, si commuovono perché nella caduta del Duce vedono la fine della guerra e l'arrivo della pace, così come li descrive Cesare Pavese nella Casa in Collina. Come cambia l'opinione pubblica, cioè come la guerra vissuta, che vuol dire bombardamenti, vuol dire fame, vuol dire pane nero, vuol dire morti, vuol dire sconfitte, trasforma la bellicosità millantata del 40 nella consapevolezza silenziosa del 43. Bene, la guerra fascista, Gianni Oliva, vi invitiamo a scoprire e approfondire per conto vostro, ovviamente leggendo il volume edito da Mondadori. Passiamo all'altro. Edizioni del Capricorno, 1940, La guerra sulle Alpi occidentali. Un approfondimento particolare. Sì, questo è un libro che è stato venduto insieme al quotidiano La Stampa nel giugno del 40, del giugno dell'anno scorso per gli 80 anni. Dicevo, Mussolini dichiara la guerra alla Francia nella presunzione, nell'illusione che i francesi non si difendano. Perché attaccare i francesi sulle Alpi dal punto di vista militare è una follia. Von Clausewitz, il grande teorico prussiano d'inizio 800, diceva testualmente: attaccare la Francia dalle Alpi è come sollevare un fucile da terra impugnandolo per la baionetta. Cioè l'unico che puoi Che fare è bella tagliarti. immagine. E questo perché tra l'Italia e la Francia ci sono cinque colli, c'erano, ma ci sono ancora oggi: Piccolo San Bernardo, Moncenisio, Monginevro, Colle della Maddalena e Tenda. Se qualcuno riesce a bloccare quei cinque colli, non si va più avanti, cioè per andare avanti bisogna andare a piedi, sulle rocce, dove non passano né degli obici né i carri armati, dove possono andare solo gli alpini a piedi. E difatti il risultato di quell'azione, di quella guerra, dove i francesi non si arrendono ma mantengono le linee difensive che avevano costruito negli anni precedenti, la cosiddetta Maginot Alpina, fa sì che gli italiani in 15 giorni penetrino di 2,5 km, cioè nulla, perché Niente. bloccato il colle, non ci sono altre strade su cui passare. Ma ci sono altri effetti che quella guerra provoca, perché nella notte dell'11 giugno, tra l'11 e il 12, cioè 36 ore dopo la dichiarazione di guerra, arrivano i primi bombardamenti aerei su Genova e su Torino. Ora, una dei vanti della propaganda fascista era l'invulnerabilità dell'Italia dal cielo, perché la DICAT, difesa contraerea terrestre, aveva, secondo la propaganda di regime, riempito tutte le città di postazioni, di contraeree, di sistemi d'allarme tali per cui mai nessun attacco dal cielo sarebbe stato possibile. Arrivano nella notte tra l'11 e il 12 giugno 23 Lancaster, bombardieri partiti dall'Inghilterra. Arrivano verso mezzanotte e mezza su Genova e subito dopo su Torino e già si stupiscono del fatto che trovano le città illuminate, perché nessuno ha pensato di decidere di imporre il coprifuoco. Ora, in una guerra, se uno vuole bombardare di notte dal cielo e sotto trova la città illuminata, è come dire il bersaglio è qui, colpisci. E nessuno aveva dato l'ordine di spegnere le luci perché nessuno pensava che avrebbero attaccato così presto, che però è un segno profondo di impreparazione e di superficialità. Il risultato è che le bombe su Genova non colpiscono l'obiettivo, cadono in mare, ma su Torino c'entrano delle case in via Priocca, vicino a Porta Palazzo, ci sono 17 morti,
41 feriti e soprattutto c'è il panico, perché i torinesi hanno la percezione che la sicurezza non esiste più. Mentre tutte le guerre precedenti erano state combattute al fronte, e con la seconda guerra mondiale il fronte diventa casa propria. Cioè col col mezzo aereo chiunque può essere ucciso, può essere colpito. Ora, in una settimana dopo questo bombardamento ci sono 110.000 torinesi che sfollano, cioè che vanno a vivere nelle case, le cascine di provenienza, nelle vallate alpine, immagino qui dal Sì, certo. canadese. Ce ne sono anche altri che ritornano in Veneto da cui erano partiti per andare a lavorare alla Fiat. E 110.000 persone su una popolazione di 700.000 vuol dire un settimo della popolazione che va via, dall'idea del panico che c'è stato. Poi c'è una terza conseguenza che credo abbia coinvolto anche l'Alta Val Soana, l'Alta Valle dell'Orco, cioè che nel momento in cui la guerra viene dichiarata, tutti i paesi che stanno sulla linea di confine diventano zona di guerra e quindi devono essere evacuati. La popolazione viene fatta fluire a fondovalle e poi trasportata con dei convogli nell'Alessandrino, nel Parmense, nel Piacentino, dove avevano costruito dei campi di accoglienza. Il problema è che siamo al 10 di giugno e cioè è già iniziata la transumanza, che allora non era fatta di qualche mandria come oggi, era diffusissima. E questa gente non è che potesse portarsi le mandrie sul treno, per cui trovano a fondovalle degli speculatori di regime, li trovano a Pinerolo, li trovano a Susa, immagino li trovino a Quernier o a Ponte, che comprano queste mandrie, questi capi di bestiame per 4 lire e poi li fanno macellare e li rivendono. Ma lo spopolamento delle Alpi è nato da tanti motivi nel dopoguerra, ma il primo è stato il depauperamento del patrimonio zootecnico conseguente alla dichiarazione di guerra. Dopodiché è una campagna militare che mette in evidenza tutto quello che nelle altre campagne verrà in modo ancora più drammatico, in modo ancora più drammatico in evidenza, e cioè il fatto che l'Italia non è in grado di fare la seconda guerra mondiale. La prima campagna ha un effetto psicologico forte sul Piemonte perché è stata vissuta qui, non nel resto d'Italia perché è durata solo 15 giorni, ma il regime ha patito il colpo e c'è un disorientamento nei vertici dello Stato e del partito a Roma, evidenziato dai diari di alcuni dei protagonisti, ma anche da un aspetto particolare. Una delle cose più forti che il regime ha fatto meglio è stata la comunicazione. Ha riempito di comunicazione il paese. Il 25 di giugno fa la comunicazione un errore folle, perché tutti i giornali su velina del Ministero della Cultura Popolare propongono l'immagine dei due dittatori vincitori, uno a fianco all'altro. Solo che Hitler viene fotografato a Parigi, all'Hôtel des Invalides, con una mano appoggiata alla tomba di Napoleone. E Mussolini viene fotografato a Cesana con la mano appoggiata a una baita di Cesana. Ora, con tutto il rispetto di Cesana come bellissimo posto, ma è chiaro che se Un la po' di confronto. C'è un po' differenza. di. Ma l'averlo messo vicino vuol proprio dire come è andato in tilt il sistema di Eh sì. comunicazione, è indicazione di una crisi che è irreversibile, perché ormai Mussolini si era inserito sulla strada dell'alleanza con Hitler e aveva la consapevolezza che sarebbe dovuto andare fino alla fine. A vincere o a perdere con la Germania. Il problema è che ha fatto perdere anche l'Italia. Io sfoglio perché spesso le opere le vedo, a volte ho piacere di vederle prima, in questo caso vedo adesso questo volume, stavo notando la ricchezza di immagini che tu hai inserito, alcune anche d'eccezione, perché si vedono Mussolini, Hitler, Ribbentrop, Ciano, tutti i volti che hanno fatto la storia. Quindi un lavoro anche di immagini, le copertine della Domenica del Corriere, quindi con tutta una grafica che io personalmente adoro perché c'era una cura nei particolari, carina, molto, molto Certo. piacevole. Questa ricerca anche iconografica che caratterizza le tue opere serve a rendere sicuramente la lettura più piacevole. Quanto ti arricchisce in più questo materiale? Perché vai a scoprire immagini e rapporti che magari emergono da questa ricerca e che diversamente non noteresti. Sì, beh, allora premesso che non ho nessun merito, nel senso che la ricerca iconografica la fa l'editore. Però quello che, sai, ci sono. La saggistica ha due direzioni. C'è un libro come quello di cui abbiamo parlato prima,
che è un libro da studiare, infatti è stato già adottato in qualche corso universitario. E poi ci sono dei libri da leggere, come quest'altro. In un libro da leggere, soprattutto in un libro di storia, non puoi prescindere dalle immagini, perché le immagini ti fanno entrare in medias res, come dicevano i latini, no? Nell'argomento, nell'atmosfera. E quindi avere delle immagini come in questo libro, che sono da un lato fotografie recenti di quello che resta del sistema difensivo delle Alpi, ma credo che chiunque di noi vada in montagna d'estate, se passi 2000 metri, trovi resti di trinceramenti, casematte, fortini e quant'altro. Poi ci sono materiali invece d'epoca, foto d'epoca, c'è soprattutto il fondo di immagini dell'Istituto Luce, che da questo punto di vista La miniera. è una miniera, e poi ci sono immagini, titoli, prime pagine di giornali per capire come la comunicazione avveniva allora. Per esempio, le immagini della Domenica del Corriere sono delle immagini che credo siano straordinarie perché ti permettono di rileggere la storia d'Italia con gli occhi del popolo italiano che leggeva la Domenica del Corriere, ma non solo quella della Seconda Guerra Mondiale, anche quella delle epoche precedenti. È un po' come leggere De Amicis tradotto in immagini. Ecco. Sono gli stessi sentimenti, lo stesso buonismo, lo stesso sistema La forza della di valori. comunicazione. Ma guarda, nella Prima Guerra Mondiale, io ho fatto uno studio anni fa sulle copertine della Prima Guerra Mondiale. Le prime copertine raccontano la guerra così com'è, perché non è la guerra degli italiani, è la guerra, l'Italia fino al maggio del 15 è neutrale, e quindi sangue, trincee, gente sbudellata, eccetera. Da quando l'Italia entra in guerra, scompare completamente l'uso del colore rosso, perché il colore rosso rinvia l'idea del sangue. Certo. Non c'è mai un'azione di guerra che sia ripresa frontalmente, perché per quanto tu possa fare delle facce asettiche, finisce che qualcuno ci riconosce il figlio in guerra. Quindi i soldati vengono sempre ripresi o di fianco o dalle spalle, sempre ripresi mentre vanno all'assalto, mai mentre retrocedono o si difendono. Quando si vuole dare l'immagine del fatto che in guerra anche si muore, e ci sono dei soldati o degli ufficiali in ospedale, nella stanza con tutte le coperte rimboccate, le lenzuole bianche, cioè mancano solo le infermiere col tacco 12 e poi sembra un reality show di oggi. Ecco, tu hai dato il merito al tuo editore giustamente per la ricerca, però io so che quando tu fai le ricerche vai sul posto, ti documenti, perché io ricordo qualche particolare legato alle tue ricerche sulla Legione Straniera. Tu qualche anno fa hai fatto un libro e per quello ti sei recato in loco e hai rischiato per un soffio di essere arruolato. No, nel senso, ma sai, quando parli di qualche argomento, comunque devi andare sul posto per capire che cosa Ma che raccontaci qual è dire. stato il tuo impatto Allora, sono andato entrando. a fare una. Ho fatto un libro sulla Legione Straniera, sono andato a Aubagne, vicino a Marsiglia, dove c'è la sede centrale della Legione Straniera attuale. Ed è una caserma particolare perché non c'è nessuno che ti controlla, entri come vuoi. Il principio è: se fai qualcosa che non va, ci pensiamo noi a farti cambiare. Anzi, se qualcuno ci va, vi consiglio solo, se date la mano a un legionario, tenerla rigida, perché hanno, come dire, bisogno di fare vedere che hanno la mano forte, perché se la lasci molle ti resta il moncherino. E insomma, c'era un locale con su scritto Bureau d'information e una sbarra davanti. Allora mi sono messo lì, c'erano tre ragazzi giovani, ventenni prima di me, e ho visto che prima di farli entrare, gli facevano fare 10 sollevamenti sulle braccia questa sbarra. Ho aspettato il mio turno. Quando è stato il mio turno, c'era il legionario che stava leggendo, guardando qualcosa, per cui senza guardarmi fa alla barre di fois, cioè alla sbarra 10 volte. Mi ha detto: no, je voulais, je m'attends per terre, cioè se vuole mi stendo per terra, 10 sollevamenti non riesco a fare. E che però dà un po' l'idea di com'è, come dire, la mentalità della Legione Straniera ancora oggi, anche se è chiaro che il reclutamento è completamente diverso.
Ecco, tu sei un uomo che ami la cultura, hai fatto tantissimi libri, non so se sei riuscito a tenere conto di tutti i volumi che... 42 al momento. 42, assessore alla cultura della regione Piemonte, prima ti sei occupato di istruzione per la provincia di Torino, poi sei stato preside, insomma sei un uomo che ha mille sfaccettature nella sua formazione e nella sua vita. Adesso ti stai dedicando alla tua vita di scrittore, soprattutto di ricercatore, mi sembra di capire. Sì, beh, mi è sempre piaciuto fare tante cose a metà, perché la vita bisogna prenderla a spicchi, se la prendi tutta insieme diventa una spremuta. E allora ho fatto tante cose diverse, insomma, diverse, poi ovviamente con un legame l'una con l'altra, un denominatore comune. Adesso sono quasi settantenne, quindi sono pensionato, per cui ho molto più tempo per dedicarmi alla scrittura, difatti. Fatto due libri in questo anno di mezzo lockdown che stanno per uscire. Uno con Mondadori che si titola La Bella Morte ed è la storia della Repubblica Sociale Italiana, cercando di vedere il punto di vista dei tanti che sono andati volontari, che sono poi i figli di quell'educazione di cui dicevamo e che fanno quella scelta. Ora, nella nostra storiografia si è sempre data una visione molto manichea. Tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Un partigiano come Italo Calvino nel 47, quindi subito dopo la guerra, a un certo punto, nei Sentieri Nidi di Ragno, scrive: Ma la rabbia che ci fa sparare è la stessa che fa sparare i fascisti, con la stessa speranza di riscatto e di purificazione. E poi si domanda: allora qual è la differenza? E si risponde: la differenza è che nella storia noi siamo dalla parte della ragione. Loro dalla parte del torto, che non vuol dire riabilitare i ragazzi di Salò, vuol dire cercare di capire a distanza di 80 anni le ragioni che hanno determinato comunque quelle scelte. L'altro invece è un libro che uscirà in agosto, luglio-agosto, luglio credo, da parte di un piccolo editore di Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, e poi sarà venduto con la stampa, che mi ha chiesto di fare un libro sulla storia dei castelli piemontesi. Ora, il Piemonte è un territorio che ha quasi 1.000 castelli, tra quelli che sono rimasti interi, quelli che sono rimasti, come dire, solo delle tracce, ruderi e quant'altro. Dal punto di vista architettonico sono più o meno tutti uguali, perché tutti i castelli nascono in funzione difensiva nel 2-300, poi quando l'arma da fuoco rendono il castello troppo esposto, si trasformano in luoghi residenziali. Per cui, anziché una storia architettonica, ho cercato di scrivere delle storie capitate in quei castelli e quindi delle, non so, le streghe processate nel castello di Favria o Facino Cane che assedia vari castelli del Biellese. Ci sono storie di delitti, di personaggi particolari, per esempio vicino a casa mia, io abito vicino alla collina di Torino, c'è un paese che si chiama Passerano Marmorito, reso famoso da Giorgio Falletti, che mi aveva raccontato, aveva la fidanzata Passerano Marmorito, per quello l'ha celebrato poi nei romanzi, nei gialli. E beh, c'è un castello ancora oggi abitato che ospita il pianoforte di Schumann, perché Ma pensa. Schumann aveva sposato una pianista famosissima nell'Ottocento, Clara Wirtz. Avevano avuto tre figli, poi lui era stato ricoverato in manicomio ed era morto e lei si era messa senza sposarsi con Brahms, perché comunque dal punto di Le vista della piaceva la compagnia musica, amore piaceva. insomma. Da Schumann ha avuto tre figlie e con Brahms animava degli house music, no? Dei concerti da camera, cui venivano vari personaggi e ci va anche un giovane conte Radicati Passerano, che incontra questa ragazza ventenne, insomma, si innamorano, si sposano, la porta in Italia. Non so se gli ha detto che la portava in Italia o a Passerano Marmorito, ma comunque la porta in questo castello e lei si porta dietro il pianoforte del padre. E anima a sua volta un circolo di amanti della musica. Poi lei muore giovanissima di parto, questi ragazzi continuano a trovarsi e danno vita ad un'accademia che esiste ancora oggi, che è l'Accademia Stefano Tempi, che verrà dedicata ad uno di questi giovani che muore anche lui presto, Stefano Tempia, e che Molto sono quelli che hanno interessante. fatto la prima esibizione, la prima proiezione
proposta della nona di Beethoven in Italia. Ecco, il tempo è tiranno, però io vorrei ancora farti parlare di un appuntamento periodico che tu dai a chi ti segue sulla tua pagina di Facebook. Perché nell'ultimo anno, credo soprattutto, proponi delle piccole pillole di storie estremamente interessanti e io invito tutti ad andarle a vedere sulla tua pagina perché in poche parole riesci a dare un quadro divertente, oltre che istruttivo, dei fatti Sai, è storici. un vezzo che è nato con il primo lockdown. E beh, si fa di necessità virtù. Certo, allora mi sono messo a fare anche per richiesta, consiglio di alcuni, per esempio dei miei figli. Dicevano, ma la storia è sempre noiosa, perché non la condensi in qualcosa di spiccio? E così ho provato a mettere insieme qualche pillola, ma proprio di 2 o 3 minuti, perché insomma le soglie di attenzione quelle sono. E però anche in 2 o 3 minuti si possono raccontare tanti particolari, tante curiosità. Mi pare, non so se il tempo è In questi tiranno, no, ma noi tale. abbiamo qualche minuto ancora, il Allora, 17 marzo, per esempio. no, te ne racconto una più Ok, bella. benissimo. Sai cosa vuol dire fare il portoghese? No. Fare il portoghese è un'espressione che si usa quando uno entra abusivamente in uno stadio, in un Sì. teatro, senza pagare il biglietto, no? Beh, questa espressione non c'entra per nulla con i poveri portoghesi. Nasce dal fatto che all'inizio del Settecento il Portogallo aveva la colonia del Brasile, un sacco di oro e di argento che arrivava, era una grossa potenza e voleva autopromuoversi sulle piazze d'Europa. E a Roma e a Parigi, che erano le 2 piazze più importanti, comincia a fare degli grandi spettacoli gratuiti a beneficio della popolazione. Nel 1732 a Roma inaugurano il Teatro Argentina, proprietà privata di una famiglia romana che aveva quei terreni. E questi, per in qualche modo corrispondere alle gentilezze che i portoghesi avevano fatto, stabiliscono che nel primo anno di spettacoli tutti coloro che sono portoghesi di origine, quindi che lavorano nell'ambasciata portoghese, hanno l'accesso gratuito. I romani hanno cominciato a presentarsi al Teatro Argentina facendo finta di essere portoghesi e parlando portoghese. Ed ecco perché è nata l'espressione fare il Dei portoghese. portoghesi. Erano i romani che facevano finta di essere portoghesi, non i portoghesi che ballavano. Ecco, io volevo proporre la pillolina sul 17 marzo, che è il compleanno dell'Italia, ma tu mi hai battuta perché ne hai portato un'altra più carina che questa dei portoghesi. Sì, anche perché quando magari passeremo in onda, il 17 marzo sarà già No, trascorso. siamo sempre più o meno una settimana di distanza dalla registrazione, quindi vi ricordo che tutte le nostre puntate le potete vedere su Obiettivo News, il martedì e il venerdì viene caricata la nuova registrazione, ma poi potete seguirci comodamente su YouTube, su tutti i canali social e i nostri ospiti possono condividere il link e condividere i contenuti della trasmissione anche attraverso i loro contatti. Quindi vi invitiamo a venirci a trovare. Le prenotazioni per le registrazioni comunque continuano. Quindi scrivetemi a deborabocchiardo@gmail.com. Io vi aspetto dopo Pasqua per registrare ancora insieme nuove puntate di Quarta di Copertina. Ringraziamo infinitamente il professor Gianni Oliva Grazie a voi dell'invito. che è voluto venire con noi. E io vi auguro buona Pasqua a questo punto e vi do appuntamento alle prossime puntate di Quarta di Copertina.